Mary Shelley, Frankenstein, capitolo terzo, 3 di 3. Nessuno può immaginare la complessità dei sentimenti che, come un uragano, mi travolsero nel primo entusiasmo del successo. Vita e morte mi apparivano legami ideali che io per primo avrei potuto spezzare, rovesciando sul nostro buio mondo un torrente di luce. Una nuova specie mi avrebbe benedetto. Molti esseri eccellenti e felici avrebbero dovuta a me la loro esistenza. Nessun padre avrebbe avuto diritto alla gratitudine dei figli, così completamente come io mi sarei meritata la loro. Seguendo il corso di tali riflessioni, pensai che, se potevo animare materia inerte, avrei potuto, con l'andare del tempo, anche se ciò mi era per il momento impossibile, rinnovare la vita là dove la morte sembrava aver votato il corpo alla distruzione. Tali pensieri valsero a sostenere il mio spirito, mentre continuavo nella mia impresa con ardore instancabile. Le mie guance si erano fatte pallide per lo studio, il mio corpo emaciato per l'isolamento. Spesso, sull'orlo della certezza, fallivo. Pure mi abbarbicavo alla speranza che il giorno o l'ora seguente potessero segnare il mio successo. Io solo possedevo il segreto della mia attività e la luna era spettatrice delle mie fatiche notturne. Mentre, con costanza incrollabile e ansiosa, penetravo nei misteri della natura. Chi può immaginare gli orrori del mio lavoro segreto quando mi calavo nelle umide profondità di una tomba o torturavo gli animali vivi per animare la creta inerte? Al ricordo le ginocchia mi tremano e tutto mi ondeggia davanti agli occhi. Ma allora un impulso irresistibile e quasi frenetico mi spingeva innanzi. Sembrava che anima e sensi mi fossero rimasti per quest'unico scopo. Ma fu solo un'esaltazione passeggera che valse unicamente ad acuire la mia sensibilità quando, scomparso lo stimolo innaturale, mi riuscì di tornare alle vecchie abitudini. Raccolsi ossa da cripte e profanai i segreti del corpo umano. Attrezzai il mio misterioso laboratorio in una camera solitaria, o meglio in una soffitta, separata dagli appartamenti mediante un corridoio e una rampa di scale. Gli occhi quasi mi schizzavano dalle orbite mentre seguivo i particolari del mio lavoro. Sala anatomica e mattatoio mi fornivano buona parte di ciò che mi occorreva. Spesso la mia natura si ritraeva disgustata da quello di cui mi stavo occupando, mentre, spinto da un'ansia sempre crescente, progredivo nel mio lavoro e lo avviavo alla conclusione. I mesi estivi passarono mentre mi dedicavo corpo e anima a questo solo scopo. Fu una stagione splendida. Mai i campi diedero messe più abbondanti. Mai le viti fornirono più ricca vendemmia. Mai i miei occhi erano insensibili alle grazie della natura e gli stessi sentimenti che mi facevano trascurare il mondo circostante mi spinsero a dimenticare gli amici lontani che non vedevo da tanto tempo. Sapevo che il mio silenzio li inquietava e ricordavo perfettamente le parole di mio padre. So che, fino a quando sarai contento di te stesso, ci penserai con affetto e noi avremo costantemente tue notizie. Devi perdonarmi se considero ogni interruzione della tua corrispondenza come la prova che gli altri tuoi doveri sono del pari trascurati. Sapevo, quindi, quale poteva essere lo stato d'animo di mio padre, ma non potevo distogliere i miei pensieri dal lavoro che, repugnante in se stesso, si era impadronito irresistibilmente della mia immaginazione. Desideravo rimandare ogni manifestazione di affetto al giorno in cui avessi raggiunto l'obiettivo che teneva occupata ogni fibra del mio essere. Pensavo che mio padre sarebbe stato ingiusto se avesse attribuito a colpa o a negligenza la mia trascuratezza. Oggi, invece, sono convinto che aveva ragione
a immaginare che io non fossi esente da colpa. Un essere umano perfetto deve sempre conservare equilibrio e serenità, senza permettere a passione o desiderio transitori di turbare la sua quiete. Non credo che la ricerca del sapere rappresenti un'eccezione a questa regola. Se lo studio cui vi dedicate tende a indebolire i vostri affetti e a distruggere la vostra inclinazione per le gioie più semplici e più pure, quello studio è certo illecito, cioè non si adatta alla mente umana. Se questa legge fosse stata sempre osservata, se l'uomo non avesse mai permesso che una meta qualsiasi interferisse con la tranquillità dei suoi affetti domestici, la Grecia non sarebbe caduta in schiavitù. Cesare avrebbe risparmiato il suo paese. L'America sarebbe stata scoperta in maniera più graduale e gli imperi del Messico e del Perù non sarebbero stati distrutti. Ma dimentico che sto facendo della morale nel punto più interessante del mio racconto e la vostra espressione mi incita a continuare. Mio padre non mi rivolse mai alcun rimprovero, né rilevò il mio silenzio, che informandosi più di prima delle mie occupazioni. Passarono così inverno, primavera ed estate, ma io non seguii il graduale fiorire delle piante, spettacolo che mi aveva sempre colmato di gioia, tanto profondamente ero occupato nei miei studi. Le foglie, quell'anno, si disseccarono prima che il mio lavoro s'avvicinasse alla meta. Ma ogni giorno più mi vedevo vicino al successo. Pure il mio entusiasmo era ottenebrato dall'ansia. Ed io, più che un artista che si dedichi alla sua occupazione favorita, sembravo uno schiavo condannato a faticare nelle miniere o a qualche altro triste commercio. Ogni notte ero tormentato da una febbre leggera e inoltre mi ero fatto nervosissimo. Disturbi, questi, che tanto più temevo, in quanto avevo fino allora goduto ottima salute e sempre avevo giurato sulla solidità dei miei nervi. Ma pensavo che moto e svaghi avrebbero presto fatto scomparire tali sintomi e mi ripromisi l'uno e gli altri quando la mia creazione fosse stata compiuta.